Il viaggio di Montebaldo della magnifica città di Verona. Un libello rinascimentale di 16 freschissime paginette. Un catalogo di piante ancorate nel loro territorio che segna lo sviluppo della moderna scienza botanica. Chi per questi luoghi cammina da una piccola distanza all'altra vi sente tanta differenza che gli pare non solamente mutar regione, ma eziandio clima. Rispetto che questa parte sarà opposta al Levante, quell'altra all'occaso, una talmente situata che s'abbruggerà dal sole, un'altra che avrà l'ombre perpetue. Qui stanno le nevi e il ghiaccio tutta l'estate, là si sentono ardori, in altra parte d'ogni stagione si gode una temperata primavera. E da questa diversità dei siti, senza dubbio nasce che in questo luogo si trovano tanta varietà di piante di natura, calde e fredde, e silvestre e domestiche, acquatiche e montane, quanta in nessun'altra dell'Italia. Come avrebbe detto il suo autore, lo speziale Francesco Calzolari, una meravigliosa intuizione, naturalistica e letteraria. Così nacque il mito del Monte Baldo.